Allora, un altro tecnico giovane che stava facendo grandi cose e come per lo Sporting Catanzaro forse mancherà il punto esclamativo è mister Marasco. Andiamo in casa del filo caso. Buonasera, ben trovato. Grazie, grazie a voi. Ed allora, mister, peccato indubbiamente da una parte, ma dall'altra, come anche in un piccolo centro come Filocaso si sta utilizzando questa sosta, Filocaso che tra l'altro ha tantissimi giovani, quali possono essere le prospettive per la sua squadra? Stiamo affrontando la situazione un po' sempre col punto interrogativo, perché non abbiamo le idee tanto chiare, visto che non ce le hanno nemmeno gli organi competenti, quindi è giusto andare con calma, penso, prendere le decisioni opportune, la fretta crea brutti scherzi, credo. Poi penso che pure che, visto che la situazione è un po' così, la Serie C già hanno deciso ufficialmente che non c'è le condizioni per poter proseguire, credo che, penso, presumo, anche nei dilettanti sia la stessa cosa. Forse voi avete più notizie di me al momento, non so se ho detto bene. Ma diciamo che c'è una concatenazione di fatto. Io personalmente, ma lo dico pure, credo che si stia cercando la soluzione per evitare quantomeno i ricorsi di chi potrebbe retrocedere, e probabilmente si auspica che tanti non si iscrivano per andare anche a riprendere chi in questo momento è secondo. Ovviamente non sto facendo un discorso legato alla Calabria, sto parlando di tutto quello che c'è dal Trentino fino alla Sicilia, perché altrimenti poi magari qualcuno si offende. Si sta cercando una soluzione, come dire, il più comodo possibile, perché poi è vero che il calcio ha un impatto e un seguito rispetto agli altri sport diverso nel nostro paese, però è altrettanto vero che ci troviamo in una situazione talmente, uso un termine poco professionale, incasinata, che non si può neanche come dire, andare ad accontentare tutti, ma ribadisco, serve necessariamente un equilibrio nel voler pretendere e nel dover dare. Io la vedo così. Sicuramente chi poi prenderà le decisioni avrà una brutta carta da pelare, però da parte nostra noi dobbiamo essere più sportivi che mai, e vista la situazione dobbiamo anche accettare quello che sarà la decisione degli organi. E penso solo a questo, e poi possibilmente ripartire quando sarà tutto sicuro e quando ci sarà la possibilità di farlo, anche il prossimo anno o anche ritardare la prossima stagione. L'importante è che ovviamente ci sia la sicurezza di poterlo fare, certo, nel migliore dei modi. La sicurezza sanitaria è decisiva e fondamentale. Mimmo Tuscano in collegamento Skype. Sì. Ciao mister, ben trovato. Grazie Mimmo. Allora mister, ripartiamo da dove ci eravamo fermati nelle nostre chiacchierate con Anteprima Stadio Radio. Allora, la bella esperienza a Filocaso, un bel gruppo, tante soddisfazioni che ti sei tolto, insomma, una piccola società, ma che ha fatto bel calcio. Questo rischia di scomparire, capisci? Cerco di spiegarmi meglio. Rischia di scomparire per le difficoltà che ci sono, ovviamente, di riorganizzazione economica all'indomani della crisi sanitaria, oppure proprio, diciamo, la piccola dimensione del Filocaso può diventare un'isola protetta che permetterà quel ridimensionamento di un budget che non era comunque elevatissimo, e quindi la possibilità di continuare a fare calcio così brillantemente come hai fatto quest'anno e come anche negli anni precedenti il Filocaso. Sì, innanzitutto ti ringrazio perché hai detto tante cose belle su di noi, che forse sì, è vero, ce le siamo meritate. Poi per quanto riguarda il fatto di spendere poco, comunque di gestire al meglio le risorse che ci sono, il Filocaso penso che nel nostro girone ha forse da prendere d'esempio, perché noi in questo momento magari potrebbe essere la squadra in cui poter vedere il futuro del calcio, nel senso, con giovani, con risorse minime che magari poi saranno condizionate dal post-Covid-19, potrebbe che parecchie squadre comunque prenderebbero esempio da noi, però si devono incastrare tante cose, non è solo quello,
c'è un lavoro che non è che ho fatto io, lo prendo da qualche anno. Avevano fatto un gran lavoro il ministro Sisi, il ministro Cambrera l'anno scorso, 2 anni fa. Io ho proseguito e ho messo i tasselli, penso, al punto giusto quest'anno e ci siamo tolti belle soddisfazioni. Ci sono tante componenti purtroppo nel calcio che bisogna vedere, però penso che, come diciamo, per molte società e prima o poi speriamo di ripartire tutti. Assolutamente, anche perché poi ci divertiamo anche a fare quello che facciamo, chi sul campo, chi lo racconta, i ragazzi che giocano, ci sono tanti aspetti che vanno ad incidere ovviamente nell'auspicio di riprendere quanto prima. Mister, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E speriamo di sentirci presto solo per questioni di calcio. Sì, infatti, grazie. Buon lavoro a tutti, grazie.